Buonasera a tutti, io non rappresento solo me stesso, ma anche la Consulta Universitaria Nazionale della Storia dell'Arte che ha deciso di aderire a Emergenza Cultura perché è convinta naturalmente Sono applausi condivisi, però, insomma. Perché è convinta naturalmente della necessità di una riforma, ma non è altrettanto convinta dei metodi, dei tempi e anche di molte questioni di merito. Prova ne sia tutto ciò che riguarda la formazione dei futuri tutori del patrimonio, cioè dei funzionari, dei quadri, dei beni culturali, cose che stanno non tanto nella riforma del Ministero, quanto piuttosto in generale nella politica governativa degli ultimi tempi in tema di formazione. Io sono stato funzionario di soprintendenza per 7 anni prima di fare il professore universitario, l'ho fatto in Piemonte, a Torino, dal 99 al 2006. Quando ho affrontato il concorso venivo da una laurea in lettere in indirizzo moderno e un dottorato di ricerca. Non avevo mai fatto corsi di marketing, comunicazione e altre amenità e, ahimè, colpa mia, non avevo fatto neanche un corso di legislazione dei beni culturali. Ho studiato abbastanza per vincere il concorso, ma a questo punto, al momento di entrare in soprintendenza, si era presentato il problema di come imparare il mestiere. L'ho imparato sul campo, come si faceva e come si dovrebbe sempre fare. Beh, anche perché ho avuto l'avventura chiaramente di incontrare dei funzionari molto bravi, molto esperti, che mi hanno spiegato come si faceva, nel senso che io cercavo di copiare loro, naturalmente anche per essere migliore di loro, ma insomma questo è un altro discorso. In realtà, se io avessi seguito un percorso di formazione più specifico, probabilmente avrei guadagnato tempo e avrei fatto ancora meglio. Però, imparando sul campo, mi sono reso conto di una cosa fondamentale, che non c'è nessuna scuola in grado di insegnare la quintessenza del mestiere, per esempio come si tratta con parroci di campagna, assessori, priori di confraternita. Mi sono reso conto che se riuscivo a trattare con loro non è perché ero più bravo, avevo il dono della comunicazione, è perché in qualche modo possedevo una certa sensibilità che era maturata attraverso certi strumenti che solo certe discipline umanistiche all'interno di certi ricorsi di laurea umanistici potevano dare. Quindi questo è in realtà il segreto della formazione. Ciò premesso, è chiaro che in tempi in cui il lavoro di tutore del patrimonio si è fatto tremendamente complicato, c'è bisogno forse di un ulteriore passaggio, un ulteriore salto di qualità. D'altra parte, non è un mistero per nessuno che per accedere ai concorsi da funzionario del Ministero dei Beni Culturali ci vuole un diploma post laurea. Nel concorsone che partirà tra qualche giorno, insomma, cui bando c'è tra qualche giorno, è richiesto o il dottorato, la scuola di specializzazione o un master non meglio specificato. In realtà sono le scuole di specializzazione in beni storico-artistici e in archeologia, sono sempre stati luoghi deputati per la formazione dei quadri del patrimonio culturale. Naturalmente si tratta ovviamente di individuare all'interno delle scuole di formazione i percorsi più adatti alla formazione di queste figure. D'altra parte ci siamo resi conto, lavorando dall'interno nell'università su questi temi, che è impensabile pretendere di formare dei funzionari soltanto attraverso, diciamo così, come dire, un corpo docenti composto soltanto da interni strutturati. Cioè c'era bisogno naturalmente di aprire alla professione, al mondo del lavoro, alle competenze specialistiche e soprattutto agli uffici ministeriali. L'ideale scuola di specializzazione, secondo noi, è quella che apre un reciproco canale di contatto col mondo della tutela, con gli uffici ministeriali, ma anche col mondo delle professioni e beni culturali in generale. Per cui, per esempio, funzionari del MIBACT possono venire a fare i docenti e a nostra volta, noi docenti, possiamo collaborare a progetti ministeriali. Quindi una buona scuola di specializzazione è una scuola che approfondisce questo rapporto col Ministero per i beni e attività culturali nel segno, diciamo così, di obiettivi condivisi, cioè di una formazione che è in realtà una formazione reciproca, perché in qualche modo ci si aiuta a vicenda. È, diciamo, su questa strada che si è incamminata la politica anche della Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell'Arte, che sta insomma lavorando in concerto col Ministero per migliorare proprio questo rapporto. Probabilmente tutto questo non basta, tant'è vero che da alcuni anni insomma, si parla anche con
intensità di un modello ulteriore di formazione post-universitaria, addirittura posteriore al terzo livello universitario, quello della cosiddetta scuola del patrimonio. Davvero, questo è un tema su cui per esempio Tommaso Montanari ha portato molti contributi, ma è un tema che sta nel discorso pubblico sulla formazione già da alcuni anni e che adesso si è concretizzato in uno statuto di scuola del patrimonio, che in realtà si chiama Scuola dei beni e delle attività culturali del turismo, di cui posso parlare anche perché è stato appena approvato dalla Corte dei Conti. In realtà è qualcosa di molto diverso da quello di cui si è parlato finora, che era sostanzialmente una scuola del patrimonio, semplifico molto, di modello francese, cioè una scuola finalizzata a formare effettivamente quadri della tutela dei beni culturali, quadri statali, nella misura di un numero non superiore a quello che poteva essere effettivamente assorbito, cioè i vincitori di concorso venivano formati ed entravano nell'amministrazione. Ora invece è stata costituita una scuola del patrimonio che in realtà è una fondazione, scusate, mi metto gli occhiali perché i gufi ci vedono di notte, ma di giorno e con luci artificiali è un'altra cosa, quindi naturalmente mi devo adeguare. È una fondazione che eredita le prerogative di una fondazione per il turismo, e sottolineo turismo, istituita qualche anno fa. Questa fondazione, che si chiama Scuola dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, è, cito, un istituto internazionale di formazione, ricerca, studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero dei Beni e Attività Culturali del Turismo, che cosa fa? Ha lo scopo di sviluppare le risorse umane, la ricerca, la conoscenza e l'innovazione nell'ambito delle competenze del Ministero, nonché di fondare, attenzione, sulla base dell'unicità del patrimonio culturale della nazione, un modello formativo e di ricerca di eccellenza di standard internazionale, concordato con modello, non con standard, forse standard se lo consideriamo naturale, lasciamo perdere, negli ambiti della tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni, delle attività culturali e del turismo. Quindi, se la lingua italiana non è un'opinione, esiste anche la tutela del turismo, non lo sapevamo, adesso esiste, insomma, è un problema ontologico serio, come dite. Quindi attenzione, questa scuola però non è più soltanto una scuola di formazione, ma è una specie di Moloch onnicomprensivo che promuove attività di ricerca, di studio, di promozione, di valorizzazione e naturalmente sì, anche di formazione, ma a molti livelli in realtà, non soltanto, non c'è soltanto il livello della formazione dei tutori del patrimonio artistico. Questa, naturalmente, la spina dorsale delle attività di questa scuola del patrimonio è il corso di perfezionamento internazionale denominato Scuola del Patrimonio di durata minima biennale. Quindi un corso di perfezionamento che è appunto la scuola del patrimonio. Voi direte, vabbè, è la scuola che deve formare i futuri funzionari. No, signori, forma anche i futuri funzionari, ma il corso forma profili dalle competenze curatoriali, archivistiche e bibliotecarie, museografiche, manageriali, amministrative, imprenditoriali, di sviluppo del territorio, comunicative e promozionali nel settore dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai fini del collocamento sia nell'ambito della ricerca e dell'insegnamento, sia negli ambiti delle professioni, dell'amministrazione pubblica e dell'imprenditoria a livello nazionale e internazionale. Ah, non lo so, non ne ho più pari idea. Cioè, ma esiste al mondo un modello formativo in grado di soddisfare tutte queste esigenze? Ma soprattutto, qual è il profilo di persona formata da questo tipo di scuola? Che può essere quindi frequentata da un aspirante funzionario di soprintendenza, ma anche, non so, da un avvocato che si vuole specializzare in beni culturali o da un imprenditore che vuol mettere su un'azienda in questo campo. Ma non so neanche se qualcuno sia in grado, cioè se esista al mondo un'università, un istituto in grado di elaborare un modello formativo capace di soddisfare questo profilo. Naturalmente questo è uno statuto, la selezione dei docenti e la selezione degli allievi, che poi dice, verranno selezionati a livello internazionale in base al merito, ma se è aperto anche, non so, alle professioni, agli imprenditori, come si fa a fare un concorso di ammissione? Non lo so. Insomma, guarda. Naturalmente, dicevo, il reclutamento dei docenti e degli allievi verrà disciplinato da un regolamento,
che aspettiamo tutti con impazienza, ma nel quale dobbiamo cercare in qualche modo di entrare, se non altro per salvare il salvabile, anche per un'altra sostanziale ragione. Se voi nelle 18 pagine di questo documento cercate la parola università, la trovate un paio di volte. Si fa riferimento al protocollo di intesa formato tra MIBACT e MIUR nel 2015. Secondo quanto previsto a questo protocollo, la scuola del patrimonio collabora col sistema universitario alla ulteriore qualificazione e valutazione dei percorsi formativi universitari negli ambiti relativi ai beni e alle attività culturali e del turismo. Quindi c'è una collaborazione della scuola che in pratica mette becco in quello che fa l'università. Però il fatto che l'università non mette becco in quello che fa la scuola, naturalmente può fornire dei docenti secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento, ma non c'è alcuna forma di concertazione, cioè l'università è completamente tagliata fuori da quella che dovrebbe essere la sua vocazione specifica, cioè quella di formare e fare ricerca. E questo è abbastanza bizzarro. Tenete conto che si tratta di una fondazione dove il MIBACT è socio fondatore, ma dove naturalmente può aggiungersi chiunque, anche persone private. Cioè, anch'io, se avessi abbastanza soldi, potrei comprarmi delle azioni e dire la mia, no? Per esempio, e così anche voi. Non solo, ma la scuola, che è libera e sovrana, può anche stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività, che mi sembra notevole. Ma attenzione, la scuola può altresì erogare, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, corsi brevi, master, corsi di specializzazione, di formazione e formazione continua, di aggiornamento professionale e orientamento universitario, anche ricorrendo a strumenti come internship e stage, a conclusione dei quali rilascia relativi attestati del Ministero. Ma non solo, può addirittura intervenire nel completamento dell'offerta universitaria, cioè nel senso che può addirittura proporre dei corsi universitari che vanno a integrare la nostra offerta, andando forse a sostituirsi alle scuole di specializzazione o a qualcos'altro ancora. Insomma, questo è uno scenario sul quale merita riflettere, e per riflettere meglio mi viene da concludere che, insomma, un paese che in questo modo mostra di fatto di rinunciare alla sua università è un paese che ha chiuso in tutti i sensi. Appunto.